in modo da motivare anche il perché della nostra scelta di sviluppare un'app per Facebook. Partiamo dicendo che poiché un database di indirizzi mail permette ad esempio di fidelizzare i clienti attuali, ampliare il proprio portafoglio clienti, incentivare le vendite e di raggiungere un'innumerevole quantità di altri obiettivi, la loro acquisizione rappresenta uno step fondamentale per moltissime aziende. E cercheremo di trasmettervi l'importanza di sfruttare anche i canali social per il listening. Focalizzeremo la nostra attenzione su Facebook perché chiaramente lo strumento che abbiamo sviluppato, sia la Facebook Tab, vive all'interno di questo canale, ma vedremo molto velocemente come sfruttare anche un altro canale social, ossia Twitter. Partiamo con qualche numero che non guasta mai per capire l'effettivo potenziale di questo canale. Dirvi che solo in Europa ci sono più di 380 milioni di social media account attivi, potrebbe farvi capire il potenziale dell'esserci. Andando ad analizzare solo l'Italia, chiaramente i numeri scendono, ma si tratta comunque di quantitativi più che rilevanti. Quello che dovete sicuramente ricordare è che il vostro pubblico è anche su Facebook e sugli altri canali social, quindi dovete imparare a cogliere le innumerevoli occasioni offerte da questi ultimi. Vediamo nel dettaglio Facebook. Quelli che vedete nella slide sono dati comunicati da Facebook stesso, per cui sono molto attendibili. Lo strumento nativo di advertising segnala 28 milioni di account potenziali, ma quello che conta sono gli utenti attivi al mese, che si aggirano intorno ai 25 milioni, in crescita di 1 milione rispetto all'anno fa. Una penetrazione dell'86% se si considera che gli utenti mensili di internet sono di 28,9 milioni, fonte Audiweb. Si tratterebbe quindi di una massa di persone mai raggiunta in Italia da un servizio web. Andando sul dato giornaliero, sono 20 milioni di italiani che visitano il social network più popoloso del pianeta. Erano 17 milioni ad agosto 2013 e 15 milioni ad aprile 2013. In questo caso la penetrazione sale al 92%, considerando che gli utenti in collegamento ogni giorno sono più di 21 milioni, sempre fonte Audiweb. Vi ricordiamo inoltre che se state già investendo su Facebook potete sfruttare chiaramente tutti quelli che sono i formati e tutte le opzioni di targeting messe a disposizione dal canale per acquisire nuovi lead attraverso campagne mirate. Ma in particolare due sono le tipologie di targetizzazione che ci sentiamo di consigliarvi e che vi permettono di incrementare il potenziale del vostro database, di accrescerlo creando ad esempio dei post che puntano proprio sulla Facebook Tab all'interno della vostra pagina Facebook. Quindi, oltre al classico ma non meno efficace native targeting, che comunque vi permette di profilare l'audience sulla base di interessi specifici o in base alle abitudini o intenzioni di acquisto, all'uso del dispositivo o ad altre attività, potete optare per, ad esempio, il website custom audience. Esistono tre tipologie di custom audience, ma questo sicuramente vi permette di intercettare tutti coloro che hanno visitato il vostro sito ma non si sono ancora iscritti alla newsletter, ad esempio, o non vi seguono su Facebook. L'altra tipologia di targeting è il lookalike audience, che serve ad ampliare il vostro bacino di utenti sulla base di informazioni in vostro possesso. È facile trovare più persone su Facebook che assomigliano alle persone che conoscete già. Potete creare quindi un pubblico simile in base al custom audience che avete creato usando gli indirizzi email già in vostro possesso, oppure numeri di telefoni, oppure dati sul sito web o applicazione. In questo caso cosa dovete fare? Innanzitutto caricare il database di indirizzi email già in vostro possesso all'interno di Facebook. E in un secondo momento ampliare questa audience scegliendo la percentuale di attività. Un cursore vi permette di scegliere il livello di somiglianza del vostro pubblico simile. Un grado di somiglianza maggiore comporterà un pubblico più ridotto. Se scegliete un livello di somiglianza minore per il pubblico simile, potreste raggiungere più persone. Ad ogni modo, potete approfondire tutti questi aspetti accedendo al sito Facebook for Business. Entrando nel vivo dell'app che abbiamo lanciato nelle scorse settimane, di seguito vedete alcune delle tab che i nostri clienti hanno realizzato. Nessuno di loro ha avuto difficoltà in fase di creazione perché, come vedrete tra poco, è davvero semplicissimo personalizzare il form e collegarlo alla vostra piattaforma. Per
I feedback finora sono stati positivi, per cui nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a crearla, è gratuita per tutti i nostri clienti. Se invece non siete ancora nostri clienti, vi ricordiamo che avete la possibilità di attivare una prova gratuita di 30 giorni. Quest'app è stata progettata per essere la più avanzata nel mercato. Abbiamo realizzato qualcosa di completamente differente rispetto ad altri operatori del mercato e vi elenco molto velocemente i principali vantaggi della nostra app senza entrare troppo nel dettaglio perché gli aspetti tecnici li vedremo successivamente nel video. Come vi accennavo, la configurazione è rapida e semplice, completamente personalizzabile senza mettere mano al codice. È disponibile in 5 lingue, quindi italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese. È possibile vedere l'anteprima del form in fase di creazione in modo da controllare quale sarà il risultato finale. E l'ultimo punto sarà molto apprezzato soprattutto da chi lavora in agenzia o comunque gestisce più pagine Facebook, perché è possibile impostare un form per ogni pagina Facebook che si amministra con un singolo account MailApp. Passiamo ora a Twitter. Come possiamo sfruttare questo canale per il list building? Partiamo dicendo che Twitter connette brand e consumatori in real time e anche qui, come potete vedere dalla slide, l'audience che popola il servizio di microblogging è notevole. Ben il 44% degli utenti segue un brand su Twitter per rimanere aggiornato su offerte o promozioni e il 36% per scoprire le ultime novità di prodotto. I lead o i clienti potenziali che hanno espresso interesse verso i vostri prodotti o servizi sono una marcia in più per la vostra attività. Su Twitter avete la possibilità di generare lead raccogliendo gli indirizzi email di questi clienti potenziali che potrete riutilizzare successivamente per delle campagne marketing regolari. Per aiutarvi a sviluppare quindi la lista di contatti, Twitter ha semplificato la creazione di campagne in cui gli utenti possono condividere con voi il proprio indirizzo email direttamente dall'interno del feed. Stiamo parlando della lead generation card che vedete nella slide. Questo formato contiene un'immagine e un'offerta disponibile, il nome e l'indirizzo email dell'utente precompilati. Con un semplice click, quindi l'utente vi invierà in modo sicuro le proprie informazioni di contatto direttamente dall'interno del vostro feed. Grazie all'aggiunta di lead generation card ai vostri feed, per gli utenti è semplice esprimere interesse per la vostra azienda senza dover compilare moduli o uscire da Twitter. I dati che andrete ad acquisire con la lead generation card verranno salvati in Twitter, da dove in seguito potrete facilmente esportarli in un foglio elettronico CSV, oppure potete impostare l'aggiornamento automatico dei lead in entrata nel vostro sistema CRM. Per quanto riguarda la targetizzazione, anche qui potete decidere di rivolgere le vostre lead generation card a utenti sulla base di interessi specifici o ai follower di determinati account Twitter, oppure caricare, anche in questo caso, il database in vostro possesso e puntare su un pubblico simile. In questo modo vi assicurerete un tasso di conversione migliore. Questa prima parte si conclude qui. Vi ricordo che potete scriverci tutte le vostre domande nella posta chat e ora vi mostreremo come configurare la Facebook app all'interno della vostra pagina. Perfetto, ringraziamo momentaneamente Rossana che non scappa ma rimarrà per la parte di domande e risposte e adesso vediamo questo breve video sulla Facebook app e il form di iscrizione drag and drop per capire anche effettivamente in maniera pratica quali strumenti ci permettono di aumentare il database in modalità consensata. Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro webinar, sono Davide, Project Manager di MailApp. In questo video andremo a vedere gli strumenti che MailApp mette a disposizione per permettervi di far crescere il vostro database in maniera consensata e a norma di privacy, a norma di legge. Partendo dagli strumenti messi a disposizione della console, sicuramente è utile utilizzare i nostri moduli modificabili. I nostri moduli modificabili si trovano nella voce configurazioni,
impostazioni di lista, moduli di selezione e andiamo in moduli modificati. Abbiamo una serie di moduli già precompilati, ma il vero strumento che permette con semplicità e senza conoscenza di codice HTML o di altri linguaggi di programmazione è lo strumento dei moduli modificati, che ci permette appunto di creare un form con uno strumento di editor drag and drop. Questo form potrà poi essere inserito all'interno dei vostri siti web, all'interno di landing page, e vi permetterà di creare appunto dei moduli per raccogliere nuovi contatti e farli dialogare, farli scrivere direttamente all'interno della persona. Vediamo come funziona il form. Creando un nuovo modulo, un nuovo form, posso inserire un titolo, in questo caso sarà prova webinar, il titolo serve a voi, non sarà visibile esternamente. Il vero titolo invece è questo qua. La cosa importante da sapere è che tutti i singoli moduli che posso utilizzare si trovano qui. Abbiamo un modulo per il titolo, un modulo per la descrizione, un modulo per la mail, il numero di telefono, campo testuale, menu drop-down, un'area di testo, un radio button, checkbox, la scelta delle liste, scelta dei gruppi e dei gruppi segreti. Infine il bottone per l'invio e la privacy. Vediamoli velocemente tutti. Partendo dal modulo titolo, che è questo, clicco su modifica e vado a inserire il titolo. Ad esempio, iscriviti alla newsletter di Mega. Il modulo descrizione lo vado ad inserire per personalizzare ancora di più il mio form. Iscriviti alla newsletter e salve. Vado poi a inserire o personalizzare il campo email, che è già questo, lo personalizzo, che mando l'etichetta appunto email, il segnaposto potrebbe già andare bene questo, la descrizione, inserisci qui campo obbligatorio e così via. Poi posso andare a inserire anche altri link. Posso inserire il modulo per il numero di cellulare, posso inserire un modulo, quindi prendendolo e trascinandolo, per un campo testuale, ad esempio potrebbe essere il campo nome questo, che vado a collegare al campo anagrafico nome, che ho già ovviamente presente all'interno della mia console mail-out, quindi questi sono i campi anagrafici al quale collegarlo. Vado a personalizzare l'etichetta chiamandola nome, segna posto, nome, descrizione, inserisci qui il tuo nome. E anche questo campo voglio che sia obbligatorio. Posso poi inserire un menu drop-down, ad esempio in questo menu drop-down posso voler dire ai miei contatti quanti televisori hai all'interno della tua casa. Nel menu drop-down potrò inserire poi il valore, ad esempio televisori posseduti indica quanti in casa e poi vado a inserire possibili valori. Come vedete qui è presente una formattazione particolare. Cosa fa questa formattazione? Ciò che sta alla sinistra di queste due barrette sarà il valore visualizzato da chi compila il modulo. Quindi in questo caso 1, 2, mettiamo neanche un terzo, 3 TV.
Ciò che sta alla destra, quindi valore 1, valore 2, che è ovviamente personalizzabile, è quello che invece verrà scritto a database nel campo anagrafico che abbiamo scelto. Ipotizziamo che questo sia il campo numero di televisori posseduti. Ovviamente posso modificare questi campi. Perché è comodo modificare il valore che viene scritto a database? In caso di un numero intero non c'è problematica, ma in caso di opzioni testuali, ad esempio, quali sono i tuoi interessi? Danza, danza moderna, danza classica, potrebbe avere più senso inserire un valore predefinito, ad esempio, danza moderna A, danza classica B, danza C e così via. Perché? Perché almeno il valore che verrà scritto al database è univoco e quindi quando qualora volesse andare a cercarlo tramite dei filtri, il filtro sarebbe molto più semplice, molto più preciso nell'individuazione del valore corretto. In questo caso potrei toglierlo, tanto essendo un numero intero non ci sono problemi di questo tipo. Salvo. Vado poi a inserire ad esempio un radio button. Il radio button quando si può utilizzare? Ad esempio sesso, maschio o femmina. È una scelta, quindi si può selezionare solo una delle possibili scelte. Ad esempio, campo sesso, etichetta, sesso, iscrizione, in questo caso si mette da sola, maschio, femmina e così via. Anche qua vale la stessa cosa. Posso ad esempio mettere maschio, come valore predefinito invece al database verrà scritto M, femmina e come valore predefinito al database verrà scritto F. Campo richiesta anche questo. E salvo. Abbiamo poi il checkbox a differenza del radio button permette scelte multiple. Quindi ad esempio potrebbe essere quali sono i tuoi interessi possibili più scelte. Ad esempio campo interessi, etichetta, lo chiamiamo qui interessi, indica i tuoi interessi, più scelte possibili. E anche qui vado a mettere danza, vado a mettere cinema. Mettere sport, mettere animali e così via. L'importante, qualora volessimo avere un database ben formattato, è anche quello di inserire il valore definito, ovviamente andando a modificare. Quindi danza sarà ad esempio codice A, cinema codice B, sport codice C e così via. In questo caso il campo voglio che non sia obbligatorio. Importante, posso anche andare a inserire un modulo per le liste, ad esempio posso anche andare a metterlo qui in alto. Questo modulo cosa fa? Sostanzialmente tra le possibili liste, quindi quegli ambienti di lavoro all'interno della console MailApp, posso andare a far selezionare quelle a cui il mio destinatario desidera iscriversi, quindi dalle quali riceverà comunicazione. Posso andare a scegliere tra le liste che ho già creato, ad esempio io voglio dare la possibilità ai miei destinatari di iscriversi alle DEM, quindi alle informazioni commerciali, e alle newsletter. Posso, se voglio, modificare il nome della lista, in modo che sia visibile un nome più friendly, più autoesplicativo per il mio destinatario, etichetta, ad esempio, tipologia di comunicazioni, descrizione, scegli quali comunicazioni vuoi ricevere. Infine, continuando, abbiamo il modulo dei gruppi che permette di far scegliere i destinatari il gruppo qui dove appartenere. Questo è comodo per noi, perché posso già raggruppare appunto i miei destinatari già in fase di iscrizione. Ad esempio potrei dar loro la possibilità di
selezionare diversi gruppi o un gruppo in modo tale che poi vengano profilati bene all'interno anche del database sotto forma di gruppi. Infine ho la possibilità di inserire un gruppo segreto. Cosa vuol dire? Un gruppo dove di default chiunque si iscriva a questo modulo viene messo in questo gruppo, ma il destinatario in tutti gli effetti non vede e non sa di essere in questo gruppo. Questo però è comodo per noi perché così facendo abbiamo già incanalato la fonte di provenienza, ad esempio iscritti da form sul sito italiano, oppure iscritti da form sulla landing page promozionale. Infine abbiamo il modulo per il bottone, per la call to action, iscritti ora, e per finire, ma importantissimo, il modulo per la privacy, con i quali i nostri destinatari daranno il consenso, leggendo anche la nostra informativa, che possiamo poi inserire e personalizzare. Questo strumento, una volta creati tutti i gruppi, posso ottenere il codice HTML del form e copiarlo, inserirlo all'interno del mio sito web, oppure ottenere un link dove il form sarà raggiungibile e anche questo inserirlo sotto forma di link in qualsiasi punto io volessi inserirlo, una landing page, un sito, una sezione, clicca qui per iscriverti e ho il link di iscrizione. Posso anche, volendo, modificare lo stile del form, dare una colorazione magari più in linea con i nostri siti, salviamola, posso poi vedere l'anteprima, come si vedrebbe il nostro form. Il secondo strumento che la console Melapo mette a disposizione per far crescere il vostro database in maniera consensata è un'applicazione per Facebook che vi consente di creare dei form sulle vostre pagine aziendali di Facebook in modo tale che i vostri fan, o appunto chi navighi sulle vostre pagine, si possa iscrivere alla vostra newsletter, alle vostre comunicazioni, comunicando direttamente all'interno della console Melapo. Per installare questa Facebook app è molto semplice. Posso utilizzare le pagine aziendali, l'importante è che devo accedere tramite il profilo personale, in modo da poter installare l'applicazione e poi diffonderla sulle pagine che ho collegato al mio profilo. In caso invece di pagine gestite direttamente con Business Manager di Facebook, sarà invece obbligatorio accedere alla pagina tramite il Business Manager. Ora io vi farò vedere come installare l'applicazione in una fanpage gestita da un profilo personale. Prima di tutto dobbiamo collegarci a Facebook tramite il nostro profilo personale e, una volta collegati, digitare questa URL, copiarla e incollarla. Questa URL la trovate nel nostro portale help.melapo.com nella sezione App per Facebook, oppure comunque l'applicazione di Melap su Facebook comunque rintracciabile tramite il motore di ricerca delle applicazioni presente dentro Facebook. Copio e incollo questa URL, mi sposto all'interno di Facebook e, una volta dato l'ok, mi ritrovo su questa pagina. Clicco Facebook Connect, do l'ok. Seleziona la pagina di Facebook alla quale aggiungere Melap. In questo caso voglio che sia aggiunto a questa pagina, che è la pagina dell'azienda che gestisco. Perfetto. Ora, vedete che all'interno della mia pagina Storm App è stata inserita una nuova tab, che contiene l'applicazione di Facebook, di Melap per Facebook. Prima di tutto, prima di poter modificare il form, devo inserire le credenziali della console Melap alla quale vorrò che l'applicazione scriva i contatti. Inserisco user, inserisco password della console, scelgo la lingua in cui vorrò che il form sarà visualizzato, in questo caso italiano, dopodiché faccio accedi.
Effettuato l'accesso, posso decidere di creare un form ex novo. Partiamo a costruire il form. Iniziamo a decidere in quale lista vorrò che i contatti siano iscritti. In questo caso voglio che la lista sia la Facebook app. Ovviamente queste liste sono quelle che sono state prese dal collegamento tra la console MailApp e l'applicazione. Dopodiché posso andare a personalizzare il logo e gli altri campi anagrafici. Partiamo dal logo. Logo, scusate, deve avere appunto dimensioni 1100x300 pixel, quindi preparatevi già un logo per la vostra azienda di queste dimensioni. Dopodiché vado a prendere il file del mio PC e lo carico. In questo caso ho già il logo corretto. Stesso discorso per l'immagine di background, questa sostanzialmente. Deve essere di 1100x800 pixel. Andiamo a selezionarcela, in questo caso faccio vedere come caricarla. Questa è già delle dimensioni corrette e la applico. Poi posso passare a modificare ad esempio questa intestazione. Iscriviti alla nostra newsletter. Come abbiamo fatto per il form in precedenza grazie alla console là. Dopodiché campo email. Posso andare a modificare l'etichetta, lasciare solamente email, scriviti la tua mail, segni a posto e infine andare a inserire e modificare gli altri campi. Ad esempio, questo campo, voglio che sia un campo magari a scelta singola piuttosto che a scelta multipla, piuttosto che a menu a tendina, piuttosto che a testo. In questo caso un campo testuale, va bene, lo facciamo obbligatorio. Però voglio che sia il campo nome. Posso inserire un placeholder. Come abbiamo fatto per i form precedenti? Dopodiché posso continuare, posso aggiungere un nuovo campo, selezionare ovviamente il campo anagrafico in cui il valore verrà scritto, ad esempio interesse, voglio che però sia una scelta multipla, così che poi tutti gli effetti possano scegliere impostazioni e vado a dare i vari possibili interessi, ad esempio cinema, sport, tempo libero, eccetera, eccetera. E ho inserito il mio campo. Così via. Posso inserire anche, come per i form che abbiamo visto sulla console, la possibilità di appartenere a dei gruppi. Infine informativa sulla privacy, dove inserirò l'URL della mia sezione per l'informativa della privacy, ovviamente dovete avere la vostra. E infine, call to action, iscriviti, personalizzabile. Creato il form, posso infine andare a modificare il titolo di questa label. Il titolo di questa label, che lo modifico da impostazioni, applicazioni, vado nell'applicazione mail app, modifica impostazioni, nome personalizzato della scheda. Iscriviti alla newsletter. Salva. Ok. Torno alla pagina. Iscriviti alla newsletter. Ora non è nelle tab, diciamo, che si vedono subito, però l'ho selezionato. Iscriviti alla newsletter. Mi sono ora slogato
da Facebook per farvi vedere quello che sarebbe il risultato finale per le persone che poi volessero iscriversi. Fatti iscriviti alla newsletter e il forum che abbiamo creato. Eccoci di nuovo in diretta. Passiamo ora alla fase di domande e risposta. Abbiamo visto gli strumenti offerti sia dalla console Mail App che i vantaggi, i pregi che i social network permettono per l'iscrizione, per far crescere il nostro database in maniera consensata. E vediamo ora invece di lasciarvi la parola tramite lo strumento di chat che già state utilizzando. Potete scriverci e io e Rossana risponderemo alle vostre domande. Stiamo raccogliendo le domande, ora iniziamo a dare le prime risposte. Allora, partiamo dalla domanda del signor Alberto, che chiede appunto se l'integrazione tra Facebook e Mail App, la Facebook App appunto, trasferisca senza consenso esplicito gli indirizzi email appunto da Facebook a Mail App. Ovviamente non avviene questo, poi credo che il video lo abbia spiegato, infatti la domanda è stata posta diciamo nella prima fase. Come vedete l'applicazione a tutti gli effetti è un form di iscrizione dove poi i possibili destinatari decideranno di lasciare in maniera libera, esplicita e consensata, quindi a norma di legge, il proprio indirizzo email per ricevere le vostre comunicazioni. Rispondo alla domanda che è stata posta da più persone, se daremo le slide di quanto abbiamo visto oggi, sì, nei prossimi giorni le slide, così come il video, sarà disponibile sia sul nostro sito mailapp.it nella sezione Diventa Esperto, che vi verranno inviate via mail. Il signore Icaro ci chiede se la Facebook App abbia un costo. Lascio rispondere Rossana. Allora, come vi dicevamo, è gratuita per tutti i nostri clienti. Nel caso in cui non lo fosse, potete chiedere la prova gratuita di 30 giorni di Mail App. Invece, rispondo alla domanda di Raffaele Brogna. La tab Facebook che è integrata alla vostra pagina è visibile solo sul desktop, come tutte le tab messe a disposizione dal canale. La domanda di Simona, che rivolgo a Rossana, dice: mentre per Facebook è tutto chiaro, i vantaggi e i benefici dell'aumento dei contatti, non ho capito come sfruttare Twitter per collegarlo alla piattaforma Mail App. Allora, in realtà non vai a collegare il canale Twitter alla piattaforma Mail App, ma puoi sfruttare Twitter per aumentare la tua lista di contatti. Un'altra domanda a cui faccio rispondere sempre Rossana, del signor Salvatore.
Una volta che l'utente compila il form creato su Facebook tramite la Facebook app, il destinatario verrà inserito automaticamente nella lista di mail app? Assolutamente sì, basta selezionare la lista che vi interessa e automaticamente i dati finiranno all'interno di quest'ultima. Domanda di Massimiliano, per Rossana. La Lead Generation Card di Twitter, appunto, è un servizio di Twitter? Dove si trova? Sì, è un formato pubblicitario messo a disposizione da Twitter, lo trovi nel pannello Twitter Ads accedendo al menu Card. Una domanda di Anna che è stata posta anche da altre, diciamo, persone. La Facebook app sia, diciamo, gratuita, in parte abbiamo già risposto, e se sia già compresa in qualsiasi account, diciamo, di mail app. Allora, sì, la Facebook app è inclusa con qualsiasi canone della console mail app. A tutti gli effetti la Facebook app la potete trovare su Facebook, anche se non siete clienti mail app. A tutti gli effetti però avete bisogno di una piattaforma mail app da collegare in modo tale che poi i destinatari confluiscano. Comunque è gratuita, con qualsiasi canone, anche il canone base, senza opzioni aggiuntive, avete a disposizione anche la Facebook app. Allora, domanda di Eleonora. Se non si dispone di un proprio documento di privacy, quindi un'informativa sulla privacy, si può utilizzare quello di default di MailApp? Allora, se per quello di default di MailApp intende la nostra informativa che abbiamo sul sito, direi di no. Nel senso, si può prendere spunto per come è fatta, ma ovviamente l'informativa è specifica per ogni azienda, perché ogni azienda sa come tratterà i dati dei suoi destinatari, sa cosa ne farà, e le finalità. Quindi, diciamo, ogni realtà che raccoglie indirizzi email deve avere una propria normativa sulla privacy. Poi ci sono dei format che devono esserci, delle formule che devono essere presenti, perché si raccoglie il dato, ad esempio, che finalità ha la raccolta dei dati, che utilizzo se ne farà, chi detiene il trattamento dei dati. Queste sono, come dire, impostazioni di default standard che ci devono essere. Però ovviamente ogni azienda, ogni realtà ha poi la propria declinazione. Il signor Icaro chiede se la Facebook app rimanga nelle applicazioni di Facebook tra le altre, quindi quelle raggiungibili sostanzialmente da menu drop down, oppure se possa essere messa anche in evidenza. Può essere messa anche in evidenza, dalle impostazioni potete spostare l'ordine e metterla tra quelle, diciamo, principali. Allora, rispondiamo alla domanda di Anna che chiede: come posso promuovere la compilazione dell'app tra i contatti di Facebook che ho già? Allora, puoi o limitarti a pubblicare un post organico con link che rimanda alla Facebook app, ma visti, diciamo, gli ultimi cambiamenti all'algoritmo di Facebook, spesso la reach è molto bassa, per cui puoi anche investire un budget anche bassissimo per rivolgere questo post solo ai fan della tua pagina. Il signor Raffaele chiede: da Twitter si possono salvare indirizzi mail? Dove vengono salvati questi indirizzi? Allora, utilizzando la Lead Generation Card, gli indirizzi mail vengono salvati direttamente all'interno del pannello Twitter Ads e potete scaricarli manualmente oppure caricarli, cioè collegare direttamente il vostro CRM. Il signor Andrea invece ci chiede se le iscrizioni vengano notificate a noi, quindi al destinatario, al proprietario in qualche maniera. Se intende le iscrizioni avvenute tramite la Facebook app o comunque tramite
il form di iscrizione? La risposta è sì, perché la console MailUp al suo interno dispone anche di un centro notifiche, dove si possono importare una serie di notifiche, tra le quali vi è quella appunto che vi manda sostanzialmente un'email ogni qualvolta un destinatario si iscriva, oppure tramite dei webhook se avete un URL che è capace poi di, come dire, elaborare le informazioni. In ogni caso si può sempre sapere quello che avviene e coloro che si sono iscritti. Il signor Valerio chiede diciamo, di rispiegare come assegnare automaticamente un gruppo specifico a chi compila il modulo quello creato nella console MailUp. Quel modulo si chiama gruppo nascosto, gruppo segreto, quindi c'è proprio il modulo che si chiama gruppo nascosto. Si trascina quel modulo all'interno del, diciamo, del form, dell'editor che consente di creare il form, e si seleziona il gruppo o i gruppi dove di default coloro che si iscrivano verranno anche messi come appartenenza. Il signor Giacomo chiede come si faccia ad impostare il modulo privacy sulla Facebook app. Sulla Facebook app è molto semplice, perché basta inserire il link alla sua informativa della privacy e eventualmente editare il testo. Leggi qui per accettare l'informativa, ma di default c'è sempre. Rispondo poi a una domanda che è arrivata da più utenze. E nel caso io gestisca con un solo profilo privato più pagine, posso collegarlo a più pagine, la Facebook app? La risposta è sì, su ogni pagina si creerà un form differente, con colori differenti, immagini differenti, moduli differenti e ovviamente anche magari liste differenti dove il dato verrà scritto. Ad esempio, siete una web agency, avete una console MailUp con 5 liste, una per ogni cliente MailUp, gestite 5 fan page, una per ogni cliente. Nella fanpage del cliente 1 farete dialogare la Facebook app con la lista del cliente 1 sulla console MailUp. Nella fanpage del cliente 2 la farete dialogare con la lista 2 e così via. Quindi sì, è possibile. Attendiamo un attimo che stanno arrivando anche altre domande, quindi cerchiamo di riorganizzare anche queste, poi diamo risposta anche a queste domande. Domanda del signor Giacomo. Giacomo ci dice che appunto non ha sostanzialmente un rimando all'informativa della privacy sulla proprio, sul proprio sito web. Come fare? A tutti gli effetti deve preparare un'informativa, perché altrimenti come fa a raccogliere dei contatti se non dice loro, se non li informa, quindi da qui la parola, sul perché sta raccogliendo i dati e come li tratterà?
online si trova della documentazione su come preparare anche un'informativa in maniera semplice, però deve esserci, quindi un'informativa, qualora doveste voler raccogliere dei contatti, è necessaria. Una domanda che ci viene posta da diversi partecipanti è se il form inserito su Facebook si possa modificare. Lascio rispondere Rossana. Assolutamente sì, come avete visto durante il video potete caricare un form da zero o modificare le varie sezioni del form che avete appena compilato da menu a tendina o immagini o testi. Rispondo alla domanda del signor Raffaele, che ci chiede in generale, lasciando un po' diciamo le tematiche dei forum che abbiamo visto, quale sia il tasso di conversione delle campagne newsletter. Ora, rispondere a questa domanda senza contesto non si riesce, però posso suggerire dei materiali utili. Sul nostro sito, nella sezione Diventa Esperto, trova dei documenti che si chiamano Osservatorio Statistico Mailapp. Trova tre versioni relativi agli ultimi 3 anni. L'osservatorio statistico è un documento che realizziamo come Mailapp sulla base dei nostri oltre 7.000 clienti, appunto per dare un trend di quello che è il mondo newsletter, il mondo invii, il mondo DEM, per quella che è la clientela Mailapp. Quindi magari consultando quei documenti, che sono gratuiti assolutamente, potrà andare a capire effettivamente la media per tipologia, quindi B2B, B2C, per tipologia di comunicazione, DEM piuttosto che newsletter, piuttosto che email transazionali, perché altrimenti dare una risposta di questo tipo senza un contesto risulta difficile. Abbiamo ancora gli ultimi 5 minuti per le domande, se volete ancora continuare a porci domande, sempre per continuare a rispondere al signor Giacomo sull'informativa. Se l'informativa dovesse essere solo cartacea, essendo necessario un link web, potrei magari consigliarvi in maniera semplice ma efficace di creare una pagina sul suo sito web dove inserisce sostanzialmente il testo dell'informativa, così che qualora volesse ricevere dei form online, lei ha la possibilità di linkarla a questa informativa che poi mette anche online a tutti gli effetti. Il consenso poi verrà dato tramite il form, però l'informativa comunque viene letta online. Abbiamo ancora qualche minuto, se avete ancora qualche domanda potete ancora scrivercela. Intanto ne approfitto della slide che vedete qui in sfondo. Se volete potete richiedere una prova gratuita, la console Mailapp, www.mailapp.it/landing-page/prova-gratuita, così che potete provare per 30 giorni la console Mailapp e anche la Facebook app a tutti gli effetti. Il signor Icaro ci chiede se alla registrazione del contatto, quindi tramite form, sono sempre attive le modalità diciamo di opt-in. Sì, la risposta è sì, tutti coloro che si iscrivono tramite dei form creati dalla console Mailapp o tramite la Facebook app comunque sottendono alle logiche di double opt-in, quindi prima di essere iscritto a tutti gli effetti viene inviata una mail con un link per confermare l'iscrizione.
Potete sfruttare ancora questi ultimi minuti, se avete magari qualche curiosità per Rossana, la nostra esperta di social media, se avete qualche domanda per lei su qualche tendenza, magari su Facebook, Twitter, come possono esservi utili per le vostre attività, approfittatene che è qui di fianco a noi. Rispondo alla domanda, è arrivata anche una domanda per Rossana, se no si addormenta, faccio una domanda anche per lei. Quanto è calato il tasso di engage su Facebook di un post? Domanda un po' scomoda, nel senso che siamo passati da un 16% forse di un anno fa a, non so, credo abbia toccato il 2% e l'ultima comunicazione che hanno fatto 2 o 3 giorni fa annuncia un cambiamento ulteriore per cui i post non saranno più visibili in base alle interazioni che avvengono con essi, ma in base ad altre logiche che vi consiglio di leggere e approfondire sulla loro comunicazione ufficiale all'interno del loro blog post. Comunque si sta scendendo sempre di più e credo che al momento si aggiri intorno al 2%, soprattutto per pagine con fanbase molto molto elevate. La signora Elisa chiede se sia possibile aggiungere l'immagine del proprio logo nel modulo di iscrizione creato dalla console MailUp. Allora, nei moduli drag and drop è possibile, però bisogna un attimino agire dal codice HTML. Quindi prima di copiarlo, si può inserire nel codice che comunque è commentato e inserire un'immagine, comunque una stringa di codice che permetta l'inserimento dell'immagine. Poi domanda del signor Conrad se al momento MailUp abbia qualcosa di integrazione con WhatsApp. La risposta è no, no perché è ancora appunto uno strumento customer to customer a tutti gli effetti. Quindi risulta anche difficile a livello di privacy capire come inserirsi in queste logiche. Ultimo minuto. Va bene, vedo che non ci sono più domande, all'ultima domanda abbiamo risposto via chat. Quindi niente, vi ringrazio, grazie a tutti, da me e Grazie, grazie a tutti. da Rossana, e al prossimo webinar. Buona giornata a tutti. Ciao. Che bamba che